della segreteria telefonica di Antonio De Angelis. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico e vi ricontatterò al più presto. Grazie. Antonio? Antonio, sono la signora Maria, oggi c'è la puntura. Ci vediamo come al solito alle 5. Le ho fatto i biscottini che le piacciono tanto. Bella Pavarotti, che c'è nel menù di oggi? Giorno dello guardi da solo. E ha detto il boss che si è sbagliato ancora nel menù, ce venite voi due. Sì. Grazie. Vai. Oh, sono le 5, è già buio. Insomma, che dice il menù? Dove bisogna andare? Via Riccardo Sabatini 102, interno 5. Interno 5. Perfetto, allora. Il piano è questo. Suoniamo, lo uccidiamo e ce ne andiamo. No, non voglio rischiare di uccidere di nuovo la persona sbagliata. Beh, hai un piano migliore? Sì, entriamo dentro casa. Perché? Ci accertiamo che sia lui prima di ucciderlo. Sì, e che faccio? Fingo di essere il postino? Magari di domenica? Signora, le porto la novella di nostro signore. Visto che siamo in tema, Ezechiele 25:17, il cammino dell'uomo. Ma che cazzo fai, Citi Tarantino? Comunque, oltre al fatto che abita all'interno 5, che cosa sappiamo di quest'uomo? Soltanto che abita da solo. Va bene con noi, no? Quando premevo il grilletto, l'adrenalina mi schizzava così forte che non mi accorgevo nemmeno di portare la morte. Dopo essere stato in guerra e dopo aver ammazzato centinaia di persone, la musica finì. Il mio Dio aveva smesso di incitarmi. Ho deciso di farla finita con quel lavoro e di cambiare. Ora sono un infermiere. Non avrei mai pensato che le vite si potessero anche salvare. Sto bene con me stesso. E qualche volta riesco anche a riposare. Forse. Salve signore, siamo venuti ad annunciare la buona novella. Possiamo entrare? Sì, vabbè. Non so se hai capito chi sono. Si fermi, si fermi! Non siamo persone violente, vogliamo solo annunciare la parola del signore. Allora siete partiti col piede sbagliato. Bene, vi concedo 2 minuti, il tempo di finire il mio whisky. Ma, signore, non si preoccupi. A noi basta anche la metà. Casa. Abita qui da solo? Mm-hmm. Ma non ha coinquilini, vero? E non ha paura di abitare da solo al giorno d'oggi? Mi servono i miei spazi e voi vi siete già fottuti il primo minuto. Mi parlate del vostro signore oppure no? Ma certo. Conosce il passo di Ezechiele 25:17? Il cammino dell'uomo timorato è... Conosco anch'io questo film. Brutto figlio di puttana! Hai dimenticato le ali! Signora Maria, sono Antonio. Ho avuto un piccolo contrattempo, arrivo subito. Sì, ho ammazzato ancora, è vero. Ma non l'ho fatto apposta. Sogno un mondo senza violenza, ma non è ancora il momento. Forse.
We'll be right back.